Bene, benvenuti amici e colleghi. Oggi a Strasburgo lanciamo ufficialmente la dichiarazione scritta 115 sulle malattie respiratorie croniche. In quanto medico e membro della Commissione ENVI, sono onorato di ospitare questo evento, durante il quale abbiamo la possibilità, chi vuole, chi non l'ha già fatto, di effettuare anche un test polmonare gratuito. Mi fa molto piacere vedere pazienti e dottori che lavorano insieme per aumentare la conoscenza su queste malattie importanti, quali l'asma, malattie polmonari ostruttive croniche e allergie respiratorie. Okay, dear colleagues, today in Strasbourg we are officially launching the written declaration 115 on chronic respiratory diseases. Having a medical background and being a passionate and active member of ENVI committee, I'm pleased to host the free spirometry test event today. I'm glad to see patients, doctors working together and raise awareness of important diseases such as asthma, chronic obstructive pulmonary diseases and respiratory allergies. Come europarlamentari siamo chiamati a tutelare e a promuovere la salute dei nostri cittadini. Sono convinto che l'Unione Europea dovrebbe fare di più, potrebbe fare di più per la prevenzione e il controllo di queste malattie respiratorie croniche, malattie che ogni anno causano oltre 315.000 decessi in Europa e che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità diventeranno entro 15 anni purtroppo la terza maggiore causa di morte. As member of the European Parliament, we have the duty to protect and promote European health. I'm firmly convinced that the European Union should do more to tackle respiratory chronic diseases that account more than 315 European dying every year. According to the World Health Organization, in 15 years, COPD will be the third cause of death. Queste malattie sono un vero killer silenzioso del nostro tempo, di questa epoca. Sono malattie infatti che procedono lentamente. E con questa dichiarazione politica che vi invito a sottoscrivere, ci impegniamo a ridurre entro il 2025 del 25% le morti premature. Per il contrasto ci impegniamo ad agire su tre fronti: Act, Believe, Care. Il testo identifica in maniera precisa delle azioni, degli impegni da attuare da parte dell'Unione Europea. Dobbiamo agire sulla prevenzione, come abbiamo detto, prevenzione significa lotta al fumo, la qualità dell'aria, riducendo l'inquinamento atmosferico. E oggi, proprio oggi, stamattina, io stesso sono intervenuto in plenaria, il Parlamento Europeo ha dato un segnale molto chiaro, no? Sul tema dell'inquinamento dell'aria, di come ridurre, migliorare la qualità dell'aria. Abbiamo detto che l'aria non segue i confini degli stati, non ci sono frontiere, quindi noi siamo già impegnati, dobbiamo intensificare il nostro impegno in questa direzione. The chronic respiratory diseases are like soft, long killer, so we need to act and re-engage ourselves to reduce the 25% of deaths by the 2025. Today, the European Parliament gave a clear signal. I participate today on the ENVI committee where we want to go. We clearly said that the health quality doesn't have barrier and cross border, so we need to have to promote a better indoor and outdoor quality. Dobbiamo poi impegnarci anche a ridurre le disuguaglianze che esistono dentro la nostra cara Europa. Non è possibile che, per esempio, i cittadini bulgari abbiano un'aspettativa di vita di gran lunga inferiore rispetto al caso dei cittadini francesi o italiani.
dobbiamo e possiamo cambiare questa situazione. E soprattutto in questi tempi di crescente euroscetticismo, dove l'Europa spesso appare lontana da quelli che sono i problemi concreti, la vita quotidiana dei cittadini, vogliamo essere al fianco dei nostri cittadini, occuparci e preoccuparci della loro salute. E quindi questa dichiarazione nel suo, in qualche modo rappresenta un messaggio politico forte di speranza, che è quella che manca oggi nelle nostre comunità in Europa, una speranza in un'idea di un'Europa dal volto umano che mette al centro non solo i numeri, i regolamenti, ma le persone, la vita delle persone. So we believe that equal opportunity should be given to everyone in Europe, reducing health inequalities within and between member states is crucial. It's not acceptable that people in Bulgaria have far less life expectancy than French and Italian citizens, for instance. We can and we definitely should change this pattern. It is time to spread the Euroscepticism that is now around Europe. We have now the opportunity with that political campaign to show to Europeans that we do care about the health, that we are more than bureaucrats and our mission is to improve their quality of life. This political campaign is about a hope campaign to show that Europe is not just about statistics and numbers, but we do, as members of the European Parliament, we do have a heart, and we would like to be engaged on protecting human being health. Vi ringrazio ancora per essere qui stasera. Lavoriamo insieme per tradurre questi che sono degli impegni in azioni concrete. E vi invito di nuovo, in qualità di dottore, di padre e di parlamentare europeo, ad aderire a questa iniziativa. Grazie. I would like to thank you very much, and I hope that we're going to work together to promote citizen health. And once again, as doctor, father, and member of the European Parliament, please sign the written declaration. I thank you so much for your attendance, and I hope that let's gonna work together. Thank you.